Comunicare, raccontare storie su di noi, raccontare chi siamo, non è solo ovviamente parlare, ma è anche mostrare, no? Come siamo vestiti. In questo caso il background, le luci, come è stato fatto questo studio. Tutto è stato costruito qui dentro per essere allineate con la nostra personalità come azienda e con la mia personalità. Ad esempio, io ho la camicia nera perché questo è uno dei miei tratti della mia personalità, cioè è la mia espressione della personalità attraverso un vestito. Questo è sicuramente un passo importante per il brand personale di una persona. Il personal branding è fatto di tante cose e sicuramente vestiti, l'atteggiamento e anche gli ambienti sono importanti. Perché? Perché online le immagini viaggiano veloci, sono importanti. Ed è difficilissimo fare personal branding senza farsi vedere, no? Però d'altro canto devi differenziarti, devi essere unico, unica, perché altrimenti è difficile essere memorabili. Ricordati che in un minuto di internet succedono tantissime cose, vengono caricati migliaia di video e quindi bisogna differenziarsi. Come facciamo? Beh, allora ti do un consiglio che mi è servito che mi serve ancora e che mi è stato suggerito dei fotografi professionisti che mi seguono quando facciamo gli scatti per appunto il personal brand, per le copertine dei libri, eccetera. È quello di utilizzare una mood board che puoi utilizzare tramite Pinterest. Pinterest utilizza una mood board che puoi personalizzare con le foto che ti piacciono. Eccola qua, questa è una mood board che io ho utilizzato per una serie di scatti fotografici ormai un 6-7 mesi fa. Allora, cosa c'è in questa mood board? C'è la scelta dei vestiti che mi piacevano, ma anche delle pose, ma anche delle luci. Vedi che ci sono molti bianco e nero, ad esempio. Poi io non ho fatto foto in bianco e nero, però i fotografi non sono stati bravi poi a interpretare che quello che volevo io non era tanto il bianco e nero quanto i contrasti, le luci di un certo tipo. Ecco, questo tipo di mood board ti permette di portare a terra, quindi di concretizzare quello che vuoi tu, quello che vuoi esprimere, ed è molto più difficile di quanto sembri. L'ho dovuto vedere anch'io, perché da una parte uno dice vabbè, ma devi essere autentico, però è difficilissimo poi metterlo sulla carta, cioè è difficilissimo prendere questa autenticità e tradurla in un vestito e tradurla in un personal brand. Perché? Perché devi essere sia autentico, autentica, ma con dei limiti, no? Cioè, se sei sempre in tuta, va bene se il tuo personal brand è quello, ma se non lo è, allora devi forse scegliere dei vestiti che ti vanno benissimo dal punto di vista della tua espressione, ma che vanno bene anche per l'espressione del tuo brand, ok? E quindi questa mood board ti aiuta a definire quello che vuoi in termini di pose, atteggiamenti, perché sono i più autentici per te. Un'altra cosa che consiglio, che vedo spesso nei personal brand delle persone soprattutto, è ti consiglio di osare molto. Di osare vuol dire proprio far emergere tutta la tua autenticità, dato che parliamo di autenticità, tutta l'espressione della personalità che vuoi. Perché? Perché spesso le persone osano poco, hanno un po' paura, e quindi questa mood board è un buon esperimento, perché qua non rischi, no? Stai davanti al tuo computer, stai costruendo la tua mood board e non c'è nessuno che ti guarda. Rischia un po', osa un po', tira fuori veramente le immagini che veramente portano fuori chi vuoi essere. Ecco, un'altra cosa importante è definire chi vuoi essere anche, cioè vestiti come vuoi sentirti, vestiti come vuoi esprimere veramente la tua personalità, e quindi osare un po' anche sulle foto ti fa esprimere veramente chi sei, perché altrimenti la paura toglie autenticità, perché poi hai paura di farti vedere con la camicia magari così e dici vabbè, metto la camicia azzurra come tutti, ma quella magari non è un'espressione della tua autenticità. Allora, prova ad andare a vedere su Pinterest, crea una mood board che ti permette di esprimere chi sei, e poi magari fai qualche scatto per poterli mettere magari sui social network, sul tuo sito web, eccetera. Ricordati di usare molto, prima di tutto nella mood board, di chiederti anche chi vuoi essere, cosa vuoi esprimere di te veramente che magari non stai esprimendo, e poi lascia libera la tua creatività e lascia che l'algoritmo di Pinterest ti aiuti a trovare tutte le foto che ti piacciono.